Festeggiare 30 anni di solidarietà nel 150° anniversario dell'Italia Unita in un Tardini stracolmo e festante è il perfetto connubio che la nazionale italiana cantanti si auspicava prima di giocare questa partita del cuore. La mission di questi particolari ambasciatori è semplice quanto importante: andare in giro per il mondo creando eventi a sfondo benefico per restare vicino a chi, nella vita di tutti i giorni, gioca partite più difficili da vincere. E lunedì 30 maggio, in un triangolare insieme al Telethon Team, formato da tanti attori, e alla nazionale italiana parlamentari, Parma ha risposto all'appello come meglio non poteva, con un pubblico carico e voglioso di godersi, almeno per una volta, lo stadio tutto per sé, senza esasperati assilli di tifo. I risultati delle fresche elezioni amministrative, con la contemporanea presenza in campo dei politici, hanno condizionato gli applausi degli spettatori, ma il boato maggiore, in ogni caso, è stato riservato a Raoul Bova. Ma una volta fischiato il calcio d'inizio, virtualmente dato da Fabrizio Frizzi e Mara Venier, è passato tutto in secondo piano e il previsto show a cielo aperto è diventato realtà, con i protagonisti perfettamente o quasi calati nella parte dei calciatori. Calciatori veri e propri, alcuni in attività come Miccoli e le Grottaglie, o come gli idoli di casa, attuali e non, Crespo e Amauri, Zola, Aspriglia e Osio, erano presenti e distribuiti nelle tre squadre per innalzare il tasso tecnico in campo, aiutati a loro volta da atleti di livello assoluto come ad esempio Razzoli ed il trio dei piloti ferraristi Alonso, Massa e Fisichella. Con il paroliere Mogol a dirigere e orchestrare i suoi cantanti sul terreno verde, sulle altre due panchine si sono seduti Giancarlo Picchio De Sisti per i parlamentari e per il Teleton Team il suo alter ego Lino Banfi, anzi Oronzo Canà, che ha deliziato la folla con le sue celeberrime incursioni in campo e con la spregiudicata applicazione dell'infinito modulo 5-5-5. Nell'Andervieni generale anche uno spettacolo nello spettacolo, su un palco costruito apposta per la prima volta, con le esibizioni dei mattatori della serata, Baglioni e Barbarossa su tutti, che spinti da un coro di 20.000 voci hanno intonato le hit più famose, trasformando così l'evento in un concerto straordinario. Alla fine il triangolare tra il serio e il faceto è scivolato via con la vittoria della nazionale cantanti, che ha poi richiamato tutti attorno al palco per le ultime sonate in compagnia e chiudendo la partita del cuore con l'inno di Mameli, scandito da tutto lo stadio. Assessore Ghiretti, l'ennesima grande prova di Parma che ha risposto benissimo. Questo anno speciale, anche questa partita molto speciale. Sembra che la gente se la stia godendo in comunità. È una lezione di come dovrebbe essere il calcio di tutti i giorni, no? E quindi ce lo prendiamo per tale e ci divertiamo insieme stasera, pensando che poi non sia molto difficile fare diversamente, se si vuole. Grande movimento, grande pubblico, grandi VIP. Sì, tanti di tutti i tipi, generi e natura. Parma mi sembra che abbia risposto molto bene alla nostra gente, ma di fatto si è aperta al mondo, si è aperta all'Italia nel modo migliore come sa fare. Quindi un grazie a tutta la città e godiamoci questa sera in attesa delle prossime, perché non finisce qui, insomma. Fabio Feci, assessore alla sicurezza del Comune di Parma. Grande evento stasera. Tu da uomo di calcio come stai vedendo questa partita? Sto vedendo una bella partita, soprattutto una fantastica cornice di pubblico, e quindi Parma sulla solidarietà risponde sempre con grande entusiasmo. La sto vedendo dai bordi del campo, non sono tanto abituato nelle partite del cuore, sono abituato ad andare in campo, ma il diritto questa sera e il pieno titolo ce l'aveva Pietro Vignali, sindaco di Parma, che ha giocato il primo tempo della partita. E poi soprattutto anche perché insieme all'amico e collega Roberto Ghiretti, che ha organizzato questo evento, proprio anche nell'insieme delle tantissime manifestazioni, più di 600 che saranno in questo anno con Parma Città Europea dello Sport. Ecco, Ghiretti appunto mi ha chiesto di aiutarlo anche nel coordinamento della sicurezza. Avevamo tanti bambini in campo, nella parte iniziale una bellissima coreografia, hanno cantato Va Pensiero, l'inno nazionale, i bambini, i ragazzi della Corale Verdi. Insomma, è stato un momento davvero bello. Io penso che queste qua siano manifestazioni che comunque lasciano il segno, e una città come Parma merita questi eventi. Ecco, quindi io sono molto contento, penso che Parma e la sua città e il territorio siano felici di questa partita che comunque sta facendo. Sì, io sono contento perché le partite del cuore, quando la gente si diverte così, perché a volte possono diventare a volte anche un po' monotone, no? Invece stasera c'è anche molto entusiasmo, c'è anche qualità.
soprattutto tra chi gioca, ma vedo anche un bel modo di giocare che fa divertire la gente, e non è poco, perché oggi mettere insieme solidarietà e divertimento penso che sia un binomio perfetto. Cercando di convincere Hernan a venire a Ballando con le Stelle, perché non subito, ma tra qualche anno, quando, fra 10 anni, quando smetterà di giocare, è la persona adatta per Ballando con le Stelle. Ti aspettavi un nuovo successo in questa ennesima edizione? No. Era la 7ª edizione, quindi eravamo convinti di chiudere. Invece si è riaperta una bellissima stagione, e adesso stringete tutte le telecamere che devo fare tutti i scongiuri. Penso che vada, spero che vada così per altri 10 anni. Nonostante questa voce di Barbara D'Urso che vorrebbe fare un io ballo, quindi insomma sembra un po' una scoppiazzata. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però gli originali hanno sempre più successo. Questo l'hai detto tu. Abilità, io giocherò poco perché appunto non sono poi così allenato. È una bellissima opportunità per festeggiare questi 30 anni. La partita e questo evento riunisce varie tipologie di persone, da artisti, politici, e tutti quanti siamo qui per celebrare questo evento, per stare bene, per stare in armonia. Si chiama partita del cuore proprio perché serve a riunire un po' i cuori e fare, e che possa essere anche da esempio a chi insomma da casa vede tutte queste persone unite per una causa. Prego. In realtà è chiaro, l'evento sportivo in sé serve per poter raggruppare in questo bellissimo evento, anche tra l'altro molto sentito perché è il 30° anniversario della Nazionale Cantante, per cui l'evento in sé è sentito, la partita è stata molto sentita a livello anche agonistico, è un'occasione per stare insieme, per fare qualcosa di buono, per fare anche della musica, per stare assieme su un palco, per condividere rapporti tra le persone, per il pubblico che vede tutti questi cantanti, attori, piloti insieme per quest'unica causa e evento. Insomma, è una cosa piacevole. Come diceva Massimo prima, se si fa del bene lo si fa per gli altri, ma soprattutto per se stessi. Una cosa a un romanista a questo punto, c'è questo Toto allenatore, no? Abbiamo sentito tutti i nomi possibili. Secondo lei l'allenatore ideale per la Roma della prossima stagione? Lino Banfi. L'allenatore un pochino più... Potrebbe essere che nel dadaismo del suo ruolo, potrebbe essere. Ma guarda, ci sono tanti allenatori bravi, sinceramente non saprei... Enrique, Pioli, i nomi sono stati fatti. Ma di quelli che sono stati fatti, secondo me nessuno sarà l'allenatore della Roma. Beh, guarda. Beh, secondo me ci deve essere un outsider, che proprio ci vuole una figura molto forte e molto carismatica, perché per quanto amata deve esserci anche una persona che secondo me è in grado di ristrutturare anche l'equilibrio e gli assetti di una squadra che ha del potenziale enorme, ma che ultimamente è stata un po' sballottata e destabilizzata da una serie di eventi, per cui secondo me ci vuole una figura con grande carattere. Una colonna sonora, non lo so. Una qualsiasi, basta che parli di pace, di amore, di volersi bene. Una partita, ci siamo dati un sacco di botte durante la partita, però sempre col sorriso sulle labbra, non ci sono stati mai incidenti, cose strane, sempre col sorriso sulle labbra, aiutare il prossimo. Noi diciamo che ci sacrifichiamo, ma in realtà ci divertiamo tantissimo a fare la partita, diamo tutti noi stessi, si vede, credo. E quindi questo è l'importante, spero che iniziative come queste durino insomma più a lungo possibile, se non per sempre. Chi è stato il migliore e il peggiore in campo? Ma non lo so, non c'è un migliore, sai, queste partite servono a un'altra cosa, non a vincere. Poi abbiamo vinto meglio, insomma, però meglio, ecco, giusto perché così dopo ci sfottiamo un po' negli spogliatoi e si finisce in bellezza. Però queste qui è proprio la vera volta, senza ipocrisia, senza retorica, l'importante è partecipare, basta che uno arriva in campo e gioca, ha già dato il meglio di se stesso. Per quanto ti riguarda, più facile fare una jam session di chitarra o fare mezz'ora in campo? Senz'altro la jam session di chitarra. Hai appena scritto un libro proprio per insegnare a suonare la chitarra, edito da Rizzoli. Sì, per dare dei consigli a chi già suona la chitarra e vuole delle dritte da uno insomma che suona da parecchi anni. E beh, vabbè, però adesso non stiamo a fare promozione, stiamo parlando di beneficenza, quindi parliamo di altro.
Manco avessi vinto le elezioni in tutte queste microfoni. Allora, la domanda a Leonardo su Leonardo, da confermare per l'Inter, traditore del Milan, insomma, ci faccia un po' il piano della situazione. Domanda sportiva questa, io non sono né milanista né interista, ma mi sento abbastanza milanese oggi. Detto questo, sono contento del Leonardo, lo conosco grazie a questa squadra, la Nazionale Cantanti, era stato ospite in varie partite ed è una persona che stimo molto, proprio come persona. Poi è un grande calciatore, quindi tifo comunque per lui, a prescindere. Come avrebbe commentato Gasparri la sconfitta di oggi a Milano? Guarda, purtroppo c'è la par condicio e non posso parlare. Finché c'è la par condicio le cose vanno così, io rispetto la par condicio. Io ne avevo una simile, come avrebbe commentato la partita di Nuzzoff? Beh, questo lo posso anche fare, diciamo, una partita a ritmi molto serrati, io cerco di adeguarmi in questo senso, insomma, cerco di andare a 3-4 all'ora invece che il solito mio 2, parlo proprio di me stesso, me, però non, il vero magari corre più veloce di me anche adesso. Cinema, TV, libri, progetti futuri? Sì, grazie. Non condurrei più, sì, per un pugno di libri, hai abbandonato? No, dopo 10 anni sì, ho preferito anticipare la parabola discendente che prima o poi arriva per i calciatori, arriva per i conduttori, e quindi preferisco occuparmi d'altro. E per rispondere alla tua, adesso ho un film in Spagna, è una fiction, è un film in Italia con Maurizio Casagrande e poi una fiction in Italia ambientata a Torino per Rai 1, 5 mesi di lavoro, si vedrà l'anno prossimo, la prossima stagione. Tra Angelina Jolie e Johnny Depp, come ti sei trovato? Ah, te sei un po' meglio, mi sembra. Ma guarda, Angelina, questo Angelina di qua, di là, devo dire che sì, ci prendi qua. No, è stato talmente breve come esperienza, li ho conosciuti come, insomma, loro ce n'hanno milioni di persone che gli stanno addosso, essendo divi internazionali, quindi anche noi colleghi italiani ci salutavano col sorriso un po' di circostanza, quindi io non ho commesso l'errore di stare intorno di Angelina, stavo lì tranquillo, insomma, facevo il mio lavoro e basta, strette di mano, poi lei mi scrive sempre ma io non rispondo mai. Mogol, grande evento stasera a Parma, dopo a 30 anni di distanza, per i 30 anni della Nazionale Cantanti, sì. Grande evento per la Parma, città europea dello sport. Come ha visto l'evento stasera? Beh, il pubblico è stato straordinario, è arrivato una presenza massiccia, è festoso, allegro, il vero interprete dello spettacolo. C'è un bel ricambio generazionale nella Nazionale Cantante rispetto all'inizio? Sì, beh certo, ci sono molti giovani e mi sembra che hanno dato prova di saperci fare abbastanza, perché hanno vinto. Più forte chi è? Il più forte, ma non posso pesare, ma penso che il più forte sia stato Amauri, o sbaglio? Ah, dei non cantanti però. Ah, vabbè, certo. Comunque i cantanti sono tutti bravi. Come è stata questa prima frazione di gioco? Tanto uscirne vivi è già una cosa, poi va bene, è stato divertente. Diciamo che davanti abbiamo mangiato molti gol, ne abbiamo fatti fare 2 noi, quindi insomma tutto sommato va bene così. Importante è il fisico, che dato una certa età, uscirne in columi è già una cosa. C'erano polemiche per la protesta di Lino Banfi, che è costato il rosso, per questo autogol un po' fortuito. Ci vorrebbero altri che cartellini rossi qua, molto di più altro che a Banfi, altri ce ne vogliono. Volete chiedere qualcos'altro? Io ho bisogno di un appello a donare per Teleton. Beh, sai, io ho condotto Teleton per tanti anni, credo che al di là delle retoriche, quando si fa qualcosa per gli altri lo si fa anche soprattutto per noi stessi. Credo che il tempo in questi casi ha un valore diverso per gli ammalati. Prima si arriva alla cura, più chance hanno di guarire, quindi questo dipende anche da noi. A volte uno dice, ma perché dobbiamo sempre dar noi? Perché ognuno fa parte di un sistema e togliamoci qualcosa per dare agli altri, che poi dando la ricerca si danno stessi. Sì, una partita da vincere per la solidarietà, una oggi possiamo dirlo, già vinta. Già vinta, è bellissimo vedere il Tardini già pieno, è bello vedere tanta gente, io sono arrivato poi a piedi, ho fatto un pezzo a piedi tra tante famiglie. Sarebbe bello se il calcio fosse sempre così pieno di famiglie allo stadio, come è stasera e come dovrebbe essere sempre. Raul Bova, grande serata, hai contato tutte le tue fans?
tutte le mie, no, ho incontrato le fan della solidarietà, della generosità, quindi tutta la gente che comunque è venuta qua a festeggiare insieme a noi, a cercare di dare un pensiero, un contributo comunque a cause giuste, a persone che ne hanno bisogno. Il fatto di non dimenticare, sorridendo, regalando un sorriso, secondo me è fondamentale, e Parma ha veramente dato un segno di grande attenzione. A 30 anni dalla nascita poi. 30 anni dalla nascita significa che comunque è una nazionale che è concreta, che continua a esserci, che è seria. Io veramente mi sono sentito di dare il mio contributo e prestarmi con loro, e mi hanno gentilmente accettato, ma io sono contento perché sono un segno di grande serietà, grande generosità, e sono 30 anni che c'è, quindi sono 30 anni che fa del bene. Paolo Mengoli, ci eravamo visti l'ultima volta alla Mille Miglia fare l'appello al pubblico di Parma, mi sembra che abbia risposto alla grande. Grazie anche a voi che avete sicuramente, mandando in onda il servizio, questa gente di Parma ha risposto in una maniera meravigliosa, di Parma e dintorni, perché non dimentichiamo che ci sono persone che sono arrivate anche dalla provincia. Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto, grazie di cuore per seguirci ancora. Noi vogliamo, cioè per noi questa è una piattaforma di ripartenza, speriamo in altri 30 anni, perché ci sono dei giovani cantanti bravi che possono prendere le nostre redini e il nostro fatto futuro. Checco dei Modà, stasera stai facendo le prove generali per il concerto che avrai verso ottobre qua a Parma, giusto? Prove generali è presto, dai, da qui a ottobre ne passa. Per il pubblico. Diciamo che stasera stiamo facendo una grande cosa per aiutare chi, insomma, chi non sta come noi, chi sta peggio di noi. Credo sia una cosa bellissima, la città ha risposto alla grande, bisogna fare i complimenti a questa gente, perché poi è sempre merito loro in tutte le cose, dal successo di un cantante al successo di una serata come questa, perché è la gente che spende i soldi, paga i biglietti e dà colore e vita alle serate. Quindi l'applauso bisogna farlo veramente a queste persone che sono state splendide. Per quanto ti riguarda, sappiamo che sei un giocatore di calcio, stasera com'è andata? Ah, bene, dai, ho fatto anche gol, ho avuto fortuna, ho tirato a casa, è entrata. No, sono felice, perché poi quando giocare è bello, segnare ancora di più, quindi... Ti prepari per il tour che ti aspetta? Sì, sì, ci stiamo preparando. Ma per avete visto, prego, scusate se mi intrometto. No. Ma avete visto che cosa ha combinato? Ma questo viene, questo è ritornato dopo un mega infortunio e ha fatto... Mi sono commosso! Come Barresi ai mondiali 94! Mi sono commosso di più! No, è vero, mi sono commosso anch'io, perché era la prima partita che facevo con la nazionale dopo l'infortunio al braccio, quindi... No, sono contento, ripeto, poi... La cosa più bella è vedere la risposta del pubblico, è stata fantastica. Io poi di tutto il resto, insomma, è divertimento. Giacomo Ciccio Valenti, sì. Alla partita del cuore qua a Parma, un commento sarcastico come tua tradizione? No, sarcastico c'è. Cioè, sui giocatori in campo, ovviamente. Ti racconto questa che è bellissima. Eravamo in diretta per Radio 2, a un certo punto Antonello Orlando, che è voce storica della Rai, dice: no, tra l'altro, quel giocatore splendido che prima si è distinto dagli altri... E c'è stato un silenzio da parte... Cioè, com'è? Poi vabbè, il gol della nazionale cantanti, il secondo, terzo gol, con la carambola è spettacolare. Cioè il portiere che passa, boom! Viene per... Come avrebbe commentato Giacomo? Insomma, favoloso. Cioè, no, quelli è proprio Tinchini, e dice il genio è arrivato, insomma. A parte tutto, grande manifestazione, grande solidarietà da parte della città di Parma. Assolutamente, cioè, dubbi zero, sono sincero. Cioè, quando dice è andato al di là delle aspettative, no, cioè è andato nelle aspettative, perché Parma è qui. Guarda, che spettacolo, favoloso. Oara Borselli, una delle presentatrici, ti abbiamo visto cantare Strada facendo di Baglioni, grande serata. Sì, bellissima, una serata, il panorama, no, lo stadio pieno. Insomma, quando siamo chiamati alla solidarietà e vediamo che c'è questa risposta, non si può essere che felici, devo dire. Poi si respira una grande gioia, una grande aria di festa. Poi per me è un grandissimo onore essere stata chiamata a rivestire questo ruolo in un contesto così prestigioso. Quando è che vedremo una nazionale di artiste, donne in campo qua? Io non credo fa molto. No. Se mi dovessero chiamare io ci andrei in campo, sicuro. Buona serata. Grazie anche a voi. Gianpaolo Morelli. Ti troviamo già cambiato per questa bella serata, hai giocato così, no? Ci hai detto?
Ho giocato così perché io ci tengo comunque a giocare in un certo modo, anche il look conta, quando giochi, sto fatto di sudare in quelle maglie colorate, lo trovo scemo, io ho giocato proprio così, anche perché insomma non è che io gioco, quindi l'avete visto, se avete seguito la partita, io sto fermo a porta, non mi muovo, quindi posso stare pure così. Un giocatore elegante. Elegante e immobile soprattutto. Scherzi a parte, gran bella serata. Gran bella serata, bellissima atmosfera, penso che abbiamo raccolto molto. E questo è importante, mi sono distrutto una mano, un piede, una schiena, sono negato, quindi ho messo tutto me stesso, abbiamo raccolto una bella cifra e questo fa molto piacere. Dopo che avete pareggiato 4-0 in amministrativa, come ha detto Bersani, oggi che risultato vi aspettate? Oggi di fare una cosa positiva, è un'iniziativa di beneficenza e come tale noi dobbiamo viverla così. Fatti benefici, positivi, persone che avranno qualche cosa di più grazie a questa iniziativa, a questo nostro sgambettare in mezzo al campo, credo che questo sia lo spirito di oggi ed è bello essere tutti qui insieme. Tornando alla battuta goliardica di Bersani, che è stata incisiva, è stata in qualche modo lo specchio della situazione, come si sente di commentare questa giornata? Ma io credo che sia stato un grandissimo risultato per noi, un avviso di sfratto al governo, alla maggioranza, mi viene da dire che è cambiato il calendario. 30 maggio quest'anno è il primo giorno di primavera, penso che questo sia il segno e lo spirito con cui guardiamo al futuro. A quale dei nuovi sindaci dedicherà un eventuale gol? Ma io penso che soprattutto il sindaco di Milano, insomma il sindaco di Milano ci ha fatto sognare. Il suo problema vero è che lui è interista e io milanista, però non tutti sono perfetti. Ho ambito la squadra, le squadre avversarie si sono riempiti di grandissimi campioni. E quindi a noi non ci rimane altro che essere molto gente di cuore, entreremo tutti in scivolata soprattutto su questi grandi campioni perché sennò non potremo mai vincere. Quali sono le caratteristiche di Belli che Hernán Crespo teme di più? La velocità. Sì, a tavola. Di pensiero però. Torniamo brevemente anche sul finale di stagione, una battuta molto rapida, il Parma si è salvato, alla fine avete chiuso bene questa stagione, magari ci puoi raccontare anche come comincia la prossima? Non lo so, speriamo meglio, molto meglio, che si soffra molto meno con rispetto a quest'anno. A Mauri in porta come l'hai visto? Non lo so, una curiosità, sarebbe una cosa interessante, un spreco immagino, però vabbè. Come lo vedi per l'anno prossimo invece a Mauri? Che squadra? Lui ha detto voglio tornare alla Juve prima, poco fa. Sei detto così? Non lo so. Però consiglio a Ghirardi di fare uno sforzo. L'ha fatto 6 mesi alla grande e ci ha permesso di salvarci. Sicuramente la presenza di Mauri con noi sarebbe qualcosa di straordinario, ma credo che gli sforzi si fanno in due, quindi, o anzi in tre, perché c'è anche la Juve. Vale anche per te questo discorso? No, c'è poco da sforzarsi con me. No. Il tuo futuro è sempre qui. Penso di sì, adesso vediamo, sta parlando ancora. Piano gioco con questo stadio è bellissimo per me. Vedi, la velocità è rimasta la stessa degli anni d'oro? La velocità mentale, ma la fisica non credo, impossibile. Volevamo chiedere una cosa, l'hai seguito il campionato italiano quest'anno, magari ci puoi dire qualcosa sul grande successo del Milan e su chi secondo te potrà essere la squadra vincente l'anno prossimo? Complimenti al Milan, ha vinto un gran campionato con delle squadre, è stato un bel campionato perché le squadre tutti hanno giocato bene. Spero che quest'anno il Parma possa ritornare a essere quella squadra che sempre c'era negli anni miei. L'ultima cosa, ci consigli un giocatore colombiano? Sì, le giovane. Porto uno a Parma. Ho già un mio cugino, credo che viene a giocare qua. Metto la spiglia, viene a giocare, un mio cugino. È più forte di me, viene a Parma. Gianfranco, un grande ritorno a Parma per un evento importante. No, è importantissimo, è un piacere, soprattutto è un piacere vedere come la gente ha risposto a questa giornata. Un grazie perché era importante che la gente partecipasse in questo modo. Una battuta veloce sul tuo futuro, cosa farai nei prossimi mesi, nel prossimo anno? Ma non lo so, per adesso sto studiando e sto preparandomi a quando ci sarà l'opportunità. Mauri, dopo un grande campionato con il Parma, una bella serata sempre nella città di Parma. No, senz'altro, poi le manifestazioni così è sempre bella, perciò ho dato la mia presenza, sono venuto, mi sono divertito, poi in più a Parma, perciò tutta la grande. Riusciremo a rivederti anche l'anno prossimo con la maglia giallo-blu oppure ci sono altri progetti? Boh, fino adesso non lo so,
da quando è finito il campionato ho staccato la spina, non ho sentito nessuno, poi si parlano tanto, per adesso sono, si parlano, poi giustamente tra qualche giorno si vedrà qualcosa, però per dirti la verità non lo so ancora il mio futuro cosa sarà. Fabrizio Micoli, direttamente dalla finale, ahimè, persa in Coppa Italia per una bella serata qua a Parma. Sì, sono due cose completamente diverse, purtroppo ieri abbiamo perso, la delusione è passata, una buonissima serata, dai, per beneficenza si fa quest'altro, poi è anche un'occasione per raggiungere tanti amici. Anche una sconfitta in Coppa Italia passa in secondo ordine per un evento importante come questo. Sì, quando c'è gente che ha più bisogno di noi passa tutto in secondo piano, quindi penso che oggi anche la gente di Parma ha risposto molto bene, sono in tantissimi, quindi va bene così, è stata una bellissima serata. Il tuo futuro? Non lo so, adesso vado in vacanza e questo mese ci penserò bene. A Lecce ci ritorneresti? A Lecce, non lo so, bisogna vedere tante cose. Io l'ho sempre detto che un domani vorrei indossare quella maglia. Non lo so se è ancora troppo presto, se i programmi del Lecce quali sono. Però non lo so, sarebbe la ciliegina sulla torta su una bella carriera che ho fatto. Visto che poi è rimasto in A. Com'è? Visto che poi è rimasto in A, se salva. Ah sì, vabbè, ma di questo forse è stata la gioia più bella, perché salvarsi poi a Bari è stata una doppia salvezza. Adesso spero che Semeraro non lasci, perché Lecce merita la Serie A, e poi per quanto riguarda il mio futuro, ripeto, vedremo, ancora è troppo presto. Lino Banfi, alias Oronzo Canà, tecnico di tutti, che modulo, a parte il 5-5-5, che modulo ha messo? Stasera la Bizzola. No, perché c'è Zola che è un grande campione, allora in suo onore. Volevo farlo anche la Bialonzo, però suona male. Adesso vedo come si comporta a giocare. Non è male comunque Alonso. Non è male. B, ci vuole ricordare cosa vuol dire B? La Bizzona è... Nel film era allora B. Con la B, io come... Una Biro. E Picchio De Sisti stasera? Picchio De Sisti c'è e lui ha detto una cosa molto carina, ha detto... State subendo, eh? Ha detto, ho giocato, una cosa bellissima, mentre mi abbracciava fa, ho giocato 420 partite fra nazionale, ho fatto il mister, ho fatto di tutto nella mia vita, ho giocato in tante squadre. E ci volevano 3 minuti del tuo film per diventare famoso, che lo incontrano e fanno quello del film L'allenatore del pallone, Picchio De Sisti. Che anche lì era una partita un po' benefica, giusto? Quando si fa per Telethon si fa questo ed altro, la Rai è sempre impegnata in queste cose, soprattutto Rai 1 ogni anno fa questa battaglia per Telethon e io, anche se sono ambasciatore Unicef, lo faccio volentieri. Quindi grazie per aver partecipato a questo evento di Parma, Città Europea dello Sport. E mi raccomando che qui si mangia bene, quindi se volete aiutare Telethon sapete come si fa, il numero lo sapete, ma se volete aiutare Banfi mandate ogni tanto a Roma all'indirizzo che sapete, un po' di culatello, un po' di parmigiano. Giancarlo De Sisti, tecnico dei parlamentari, la vediamo qua a studiare gli avversari in vista delle prossime partite. Il suo modulo quale sarà? Quello di Banfi, 5-5-5. Io picchio De Sisti. Più o meno, no. No, noi abbiamo una varietà di moduli che non sappiamo quale adottare, quindi siamo scarsi in qualsiasi modulo riusciamo a mettere in campo. A parte questo abbiamo tanta volontà e soprattutto una grande voglia di solidarietà, come dimostrato negli anni anche da questa nostra nazionale. Vi siete trovati per fare un piccolo briefing, un piccolo allenamento prima di questo triangolare? Beh, i ministri in carica sono venuti, poi dopo hanno il loro da fare, qualcuno non è potuto intervenire all'ultimo momento, però insomma c'è una bella rappresentanza, perché diciamo che i più forti li abbiamo lasciati fuori nella prima partita che giocheremo. Quanti di destra e quanti di sinistra? No, si equivalgono, ma sono più bravi di come vengono accolti con i fischi, sono molto più bravi.
sta serata purtroppo è finita, ma è stata bellissima, giusto? Adesso si canta l'inno. È stata una serata fantastica, bella, toccante, commovente. C'erano tutti gli ingredienti della vita amplificati. E poi questo pubblico meraviglioso, quindi siamo veramente felici. Fabrizio Frizzi, voce ufficiale della partita del cuore dal 92. Stasera abbiamo visto che hai parlato tantissimo, vuoi raccontarci la serata? Sai, quando finisce assapori tutto il lavoro fatto, sei contento se le cose sono andate bene, e devo dire che oggi alla fine dei conti abbiamo fatto un buon lavoro tutti quanti. C'era un grande affollamento di persone, di personaggi, tra l'altro essendo tre le squadre in pratica il lavoro si è moltiplicato per 1.5, e c'erano tante persone anche da gestire, per gestire la diretta, c'era tutta la parte musicale che gli altri anni c'era ma in maniera meno importante, quindi diciamo che ci siamo affidati alla reciproca educazione e a una scaletta abbastanza ferrea, e il risultato alla fine l'abbiamo portato a casa. Sapete già più o meno quanti SMS avete raggiunto? Quante... Sì, ho sentito dire che eravamo intorno al milione, quindi più o meno come l'anno scorso, se non qualcosina in più. Però se voi possiamo chiedere... Aspetta, Fabiana, Fabiana, abbiamo battuto? Abbiamo battuto? Quindi possiamo battuto. Dare in diretta. Abbiamo battuto. Abbiamo superato il milione di euro, quindi abbiamo battuto di poco... Sì, sì, quella dell'anno scorso, quindi siamo contenti e orgogliosi. Grande serata. Sì, grande serata, divertentissima, vedere qua campioni dello sport, della musica, anche i parlamentari che si sono messi in gioco, sono stati generosi, campioni del calcio, anche degli altri sport, c'era Razzoli. Bello, bellissimo, a me piace molto vedere questo miscuglio magico di personalità i ferraristi. Che si mette in gioco per questa causa nobile. Alla prossima. Alla prossima. Vediamoci, ci vediamo a Parma di nuovo? Ma anche. Vabbè. Organizzate voi, eh.